Per la terza edizione di Un'estate, un nuovo inizio in colorata armonia, Mazara del Vallo si ritorna da mucho gusto assieme ad altri sponsor che ogni anno assieme a Ciccio Foggia organizzano questa giornata per i bambini a sostegno appunto del divertimento dei bambini. Accanto a me Ciccio Foggia, rinnovato consigliere comunale anche quest'anno, dobbiamo dirlo, una manifestazione che arriva alla terza edizione è una grande soddisfazione. Sì, tutto ciò comunque nell'interesse di regalare un sorriso ai nostri bambini della città di Mazara del Vallo. Oggi qui la politica non c'entra niente, grazie per avermi fatto gli auguri per essere stato neoeletto di nuovo in Consiglio Comunale, però dico semplicemente che noi cerchiamo di essere anche presenti nel mondo del sociale e già ecco, da 2 anni comunque mi occupo di questa manifestazione insieme ad altri validi collaboratori, tutto ciò comunque di dare significato a una giornata, soprattutto per dare importanza a certi bambini che nella nostra città spesso sono dimenticati. Sono qui presenti tutte le associazioni di volontariato e non solo. Questa giornata è integrazione, grazie al gelato e grazie a Mucho Gusto, grazie all'APV, a Piero Asaro, grazie a Marino Fantasy, stiamo regalando un sorriso e lo facciamo con tanto entusiasmo. Io mi sono speso in passato per questa manifestazione, ricordo che di solito questa manifestazione veniva fatta nel mese di maggio, quest'anno a proposito grazie all'amministrativa l'abbiamo comunque spostata per non essere comunque accusa di scambio di voto. Tutto ciò l'abbiamo fatto, ma nella città non si deve dimenticare che i bambini non votano e per questo noi comunque siamo sempre prodigati. Quest'anno ripeteremo anche la giornata delle giostre gratis per i bambini che tanti comuni ci stanno copiando e non solo, cercheremo pure di regalare una giornata nei lidi balneari sempre a tutte queste associazioni, perché spesso questi bambini sono messi lì nell'angolino e c'è gente che è comunque disagiata, che ha avuto delle difficoltà nel periodo della loro infanzia e nel periodo anche della loro adolescenza. Noi siamo qui nell'interesse di dare veramente un'importanza particolare, di dare proprio una giornata colorata a quei bambini che meritano tanto rispetto. Fiasco Foggia c'è, l'ho dimostrato in passato e ci sarà sempre. Ringrazio tutti i collaboratori, ringrazio voi che siete qui oggi a testimoniare questo grande importante evento, ma una cosa è certa, non molleremo e per questi altri anni futuri, per i prossimi 5 anni Foggia sarà sempre presente per questa comunque manifestazione importante. Sponsor di questa bellissima giornata dedicata ai bambini, Fantasia, la pizzeria Il Solito Posto e ovviamente la gelateria Mucho Gusto di Mazara del Vallo. Come ogni anno siamo tornati qui con i bambini a festeggiare questa giornata, un'estate, un nuovo inizio, quindi i palloncini oggi qua sono stati anche protagonisti. Niente, sono contento di aver partecipato perché mi sembra corretto che anche dei bambini diciamo meno fortunati di noi hanno avuto la possibilità di divertirsi. La pizza sarà anche protagonista oggi, ci sarà pizza acrobatica ma anche assaggi. Certamente, come ogni anno, prima ci siamo guardati con Gasper e Mucho Gusto e abbiamo preparato gli attestati di ringraziamento ai ragazzi che collaborano con noi, che fino a ieri sera lavoravano fino a tardanotte per insomma, cercare di fare il miglior modo possibile la nostra manifestazione. Siamo alla terza edizione. Detto questo, penso che è un ringraziamento a tutti gli operatori del settore e a chi ci ha dato la possibilità di oggi essere qua. I bambini si stanno divertendo tantissimo, il gelato è al primo posto nella loro, immagino, categoria alimentare, no? Sì, sono soddisfatto, emozionato a vedere tutti questi bambini qua presenti oggi, sono contentissimo veramente, ringrazio tutta l'associazione per aver partecipato, principalmente Piero che ci collabora sempre al nostro fianco e partecipa sempre, Ciccio Foggia che ci sostiene e tutti coloro che sono a fianco a noi.